when the sender rise and low on Broadway, when the sender rise and so today, when the sender rise and low, when the sender rise. Com'è che fai? Com'è che fai? È facile. Fanno la pièce. È carino, ma. E vieni. E mi fanno male i piedi. E su, vieni, coraggio. Vieni. Mannaggia. Mettiti acca. Sei pronto? Dai. When the sender rise and low on Broadway, when the sender rise and so today. Che sta da fa? Qua c'è gente che dorme. Questo è un convitto. Non siamo al varietà. Mo ve lo dico per l'ultima volta. Piantatela, altrimenti le caccio via tutte e due. Quella poi la dovete levare. E quattro, va bene? Ma famoci. Che palle questo! Che palle lo dici a tuo padre, intendo? De Sica e Verdone, Borotalco 1982. Possiamo finalmente svelare che a me e ad Antonio Capellupo è successa la stessa cosa. Diamo il benvenuto ad Antonio Capellupo, redattore di cinemaitaliano.info. Benvenuto Antonio! Ciao a te, Alvise, buonasera a tutti. Prima o poi ciao. L'avremmo dovuto dire, ci è capitato anche questo nella nostra carriera. Sono successi, certo. Cinema di una volta, ormai dobbiamo dire di una volta, perché l'82 non è solo l'anno dei mondiali, ma è anche un'annata buona per i film. Da redattore di cinemaitaliano.info ti domando, quando tornerà questo cinema, questa commedia all'italiana? Ma senti, di commedia ce n'è tanta. Andare a cinema in questo momento in Italia vuol dire trovare la commedia, perlomeno per il cinema italiano. Quel tipo di commedia lì, con quel tipo di maschere soprattutto, credo che, come dire, sia ormai qualcosa di indimenticabile da riguardare in DVD, ma quel tipo di personaggi con quella caratura è difficile trovarli. Detto questo, ci sono tante buone maschere e soprattutto ci sono tanti incassi al botteghino per quanto riguarda la commedia italiana. Quello mi sembra il genere che continua a incassare di più in Italia, per cui insomma, perlomeno per chi gestisce i cinema è un'ottima entrata, ecco, quella della commedia, un'entrata sicura. E a proposito di entrate, Antonio, forse lo streaming, forse questa volontà di scaricare continuamente tutto e tutti dal web ha anche un po' ridotto, diciamo, un apporto ad un'industria culturale molto forte in Italia, che è appunto quella legata al cinema. Certamente. Si va sempre meno al cinema, ma questo non vuol dire che un film non sia apprezzato. Cioè, io a volte ho l'impressione che un film poco visto, a parte Alex L'Ariete, scusatemi, ma è stato un disastro. Un grande cult, nel senso che, insomma, lo sanno tutti, è il film che è incassato meno nella storia del cinema italiano. È difficile, secondo me, che un incasso al botteghino rappresenti realmente il valore e la capacità di comunicazione di un film. Cioè, secondo me l'hanno visto tutti, piratato, va bene, ma l'hanno visto uguale. Ma sì, vedi, quella grande galassia che è YouTube, che tu giustamente utilizzi per, come dire, sfrutti per lanciare i tuoi meravigliosi video a inizio puntata, e racchiude un po' un contenitore veramente del bestiario anche, no, del cinema italiano. Cioè, e non solo, c'è di tutto, ci trovi veramente anche delle porcate assurde, ma ci trovi anche dei film che con il tempo, grazie agli innumerevoli click, diventano dei cult, proprio grazie al web. Alex L'Ariete, probabilmente se vai a cercarlo lo trovi anche in buona qualità, e come dire, è diventato un cult e con poche visualizzazioni. No, vedi, questo è il problema, è visualizzatissimo. Assolutamente, è un grandissimo cult, ma alla stregua anche di Malopasso, di Grazie Padre Pio, insomma, trovi dei film improbabili, super visti, con quasi milionate di grandi che diventano, Antonio, come si dice, virali. Certo, in questa puntata io ho scelto te anche perché, ricordiamo, cinemaitaliano.info è molto attento alle cose di casa nostra. Sembro un politico nazionalista quando dico queste cose, ma sì, di fatto vi occupate molto di cinema nostrano. Sì.
La Grande Bellezza è uno di quei film che ha colpito soprattutto una giuria di critici, perché è un film che va a denudare una realtà sconvolta dall'illegalità che è quella italiana, e che presenta una città meravigliosa come Roma, tu tra l'altro ci hai abitato per tanti anni, nel suo stato attuale, cioè uno stato decadente, uno stato nel quale ci sono i medesimi problemi di viabilità, di sporcizia, di rifiuti e di gestione della cosa comune che troviamo in qualsiasi periferia d'Italia. La Grande Bellezza ha scoperchiato un vaso di Pandora, ma pare aver accontentato solo i critici. Ma senti, se come dire, alludi chiaramente a un ritorno di botteghino da quel tipo di cinema, cioè dal cinema d'arte, no? Dal cinema d'artista, se vogliamo, italiano, non ci si aspetta ormai grandi ritorni in botteghino. Ecco, come ho detto prima, i grandi ritorni in botteghino ce l'hai in generi come la commedia e poco altro. Per quanto riguarda quello che dici, sì, è giusto, diciamo che più che scoperchiare le bruttezze di una città, di dell'urbe, va a scoperchiare quelle sono le bruttezze, se vogliamo, del paese, ma da un punto di vista soprattutto culturale. Il film è un film evidentemente importante, è un film che sta giocando la corsa agli Oscar e probabilmente, insomma, è il più quotato. Lo portiamo a casa. Potrebbe essere veramente una volta buona. Ha vinto dovunque, ha vinto gli Oscar europei, insomma, ha vinto in Inghilterra, ha stravinto un po' dovunque, per cui, come dire, potrebbe essere veramente il film che va verso l'Academy. Detto questo, è un film che io, devo dire la verità, non salgo sul carro del vincitore, anche qualora dovesse portare a casa l'Oscar, non salirò sul carro del vincitore, perché personalmente io appartengo a quella piccola parte di critica che in realtà non è riuscito ad apprezzarlo. Sei sempre stato un minimalista, Antonio. No, devo dire la verità, non mi ha convinto fino in fondo, come dire, mi aspettavo forse troppo. Ho grande stima per Sorrentino, che reputo evidentemente uno dei due o tre autori italiani più importanti al mondo in questo momento, probabilmente, insomma, forse in questo istante, forse quello che è più sulla bocca di tutti da un punto di vista internazionale. Per quanto riguarda Servillo, scusami Antonio, tu lo sai che i tempi nostri sono radiotelevisivi. Certo, andiamo così veloci che perfino Floris di Ballarò, che è un abituato alla radio, salterebbe. Spara su Servillo. Servillo col suo Jeep Gambardella rappresenta una figura meravigliosa, è un personaggio particolare, un personaggio malinconico sotto certi aspetti. Quello che fa Servillo è un qualcosa, a mio avviso, che fa da lustro al cinema italiano. Ha una capacità comunicativa con le smorfie, in tutto il film lo fa, riesce a comunicare anche con gli occhi, e non è un qualcosa di molto frequente purtroppo nel nostro senti, cinema. Il dandy moderno che mette in scena Servillo è una maschera meravigliosa, sicuramente. Forse è uno dei personaggi del cinema italiano più interessanti del panorama contemporaneo. È anche vero che Sorrentino, come dire, è riuscito, per lui è creta nelle mani di Sorrentino. Lui è uno dei migliori attori che abbiamo in circolazione, soprattutto a teatro. Viene da quella scuola lì, e la mimica facciale, chiaramente, da grandissimo attore teatrale, è uno di quelli che la sa usare nel modo migliore. In questo caso, devo dire la verità, tra le cose mi hanno convinto un po' di meno, forse c'è anche lui, che mi sembra che... Però io vorrei tranquillizzare i nostri telespettatori. Anche quando giocavamo ai campetti e facevamo un gol bello, tu dicevi ma c'era vento, cioè è sempre stato un po' criticone il ragazzo, non vi preoccupate. Sì, più che critico, no, attenzione, La Grande Bellezza è un film meraviglioso, un grandissimo film, però mi sembra che, come dire, ci sia qualche piccolo problemino all'interno, soprattutto in fase di scrittura, c'è qualcosa che non mi convince. I grandi accostamenti a Federico Fellini mi sembrano un pochino troppo azzardati. Un po' forzati. Sai, nel momento in cui Fellini con La Dolce Vita e con i primissimi film soprattutto lavorava con uno sceneggiatore, con... Si possono usare certe parole in TV, non lo so ancora, insomma. Con i contro, come Flaiano. Sì, con i contro. Mi sembra che a Sorrentino manchi un pochino un apporto di uno sceneggiatore con i contro in questo caso. Mi sembra che vada spazi un po' troppo, un po' se la canti e se la suona un po' troppo. Uno sceneggiatore ancora più forte rispetto a quelle che sono state le sue scelte, forse sarebbe, o perlomeno un altro sceneggiatore ancora un più narcisismo forte in pelli. Tu gli rimproveri un po' di narcisismo? Per loro rimprovero sì, perché a volte mi sembra un film un pochino, come dire, non che voglia raccontare il vuoto di questo paese, ma a volte mi sembra in alcuni punti un film un pochino vuoto, ecco. Antonio, la caratteristica del nostro cinema è una caratteristica
caratteristica concreta, il neorealismo, un cinema certo, che racconta la certo, realtà sociale. Molto pragmatico, certo. Ma bisogna anche dire una cosa, i nostri attori spesso e volentieri non prendono quell'influenza americana che forse servirebbe, mi spiego meglio. Abbiamo un attore che diventa un caratterista e si fa riconoscere in ogni ruolo. Noi abbiamo avuto un grande che è Gian Maria Volonté, che ritengo certo, personalmente il miglior attore italiano di sempre. Riusciva a fare l'operaio con la cattiveria del lavoratore indefesso, riusciva a fare il commissario di polizia cattivo e il commissario di polizia in malafede, riusciva ad essere uno scrittore timido quando interpretava il romanzo di Sciascia. La caratteristica di Volonté è una caratteristica, permettimi di dirlo, filoamericana. Nasce a teatro e sviluppa la capacità di essere versato nel contenuto nel contenitore ogni volta diverso. Sì. E non è una qualità di poco conto. Manca questo agli attori italiani. Tutti si fanno riconoscere. Assolutamente no, il problema secondo me lo è centrato, ma c'è a mio avviso un problema molto grosso in Italia, che è proprio quello delle scelte dei produttori. Cioè, secondo me noi stiamo vivendo degli anni in cui in Italia non mancano gli attori, ci sono gli attori eccellenti. Il problema è che se a questi attori molto buoni tu vai ad appiccicare sempre e comunque le stesse maschere, io quello che dico è, mi piacerebbe vedere certi attori della commedia fare magari serial killer, ecco, mi piacerebbe vederli in ruoli diversi. Invece, proprio perché, come dicevo prima, devono funzionare sempre delle cose che sono dei paracadute, no, in sala, perché devono comunque incassare e vai sul sicuro. Si va sul sicuro! E allora si va sul sicuro facendo interpretare sempre gli stessi ruoli. Però Antonio, è un grande problema. Antonio, pure io vado sul sicuro. Non si rischia. No, ma pure io vado sul sicuro quando chiamo te. Scusa, abbiamo parlato così della grande bellezza. Senti, ma anche a beneficio, insomma, degli aneddoti, ma tu facevi Verdone o De Sica, che io non mi ricordo. Guarda, lascio scegliere a te. Lasciamo stare. Grazie, perdere, grazie ad Antonio Capellupo, redattore di cinemaitaliano.info, il più grande sito di comunicazione e informazione sul cinema italiano. Grazie Antonio. Grazie a voi, grazie ci a te. Ci sentiamo e alla prossima. Grazie veramente a tutti quanti i nostri telespettatori. Ringrazio come sempre per l'apporto, la regia, Alessandra e Giuseppe quest'oggi. Alla prossima!